Buonasera amici di montediprocida.com, ci troviamo questa sera in uno scenario particolare nella chiesa del patrono di Monte di Procida, Santa Maria Assunta in Cielo, per un evento davvero straordinario, il concerto al tramonto tra cielo e terra dell'orchestra filarmonica Flegrea, della cui direzione artistica è del maestro Rosario Assante di Copillo. Buonasera maestro. È stato un evento veramente magnifico, magico, come dire, il suono della bellezza che eleva l'animo all'ascolto, la musica. Esattamente, il suono della bellezza è ormai il leitmotiv dei concerti di Filarmonica Flegrea, concerti che siamo soliti proporre in genere nel periodo natalizio, ma Monte di Procida è particolarmente legata a questa orchestra, a questo coro, e abbiamo ritenuto doveroso modificare un po' il cartellone degli eventi, grazie anche al contributo di Città Metropolitana, del Comune di Monte di Procida e del Club Napoli Montesi d'America, per poter fare un concerto di fine estate dedicato alla tradizione per la Beata Vergine, nella quale chiesa ci troviamo, che è ovviamente la Santa Patrona di Monte di Procida. Quindi è stato un concerto improntato tra il cielo e la terra. Abbiamo concluso con il Brindisi di Traviata per creare anche un momento di connubio con l'evento che subito dopo ci aspetta, il Sagrato della Chiesa, e l'intero programma però è stato interamente incentrato sulla figura ovviamente della Beata Vergine. Quindi abbiamo eseguito passi dello Stabat Mater di Pergolesi, alcuni brani di Frisina, le classiche Ave Maria di Charles Gounod e di Franz Schubert, con le voci bellissime, due voci fantastiche, tra le più belle del panorama lirico campano, il tenore Giuseppe Armando Valentino e Eleonora Arpaise. Quindi sono molto soddisfatto, soprattutto anche della resa del coro. I professori d'orchestra sono stati fantastici come sempre, e credo che il pubblico abbia molto apprezzato questa nostra performance. Assolutamente sì, ma ricco di emozioni, e proprio come diceva il maestro poc'anzi, per sottolineare proprio il legame che ha Monte di Procida, quindi questo territorio, con le tradizioni pasquali. Quindi non a caso il programma è stato studiato, i brani sono stati scelti proprio tenendo conto di questo forte legame delle tradizioni che uniscono il nostro territorio alla figura di Pergolesi, su cui poi è stato incentrato una parte del repertorio. Sì, esattamente, abbiamo eseguito passi dello Stabat di Pergolesi, che è stato un musicista di adozione flegrea, nato a Iesi ma morto a Pozzuoli. Scrisse questo Stabat per la Reale Arciconfraternita della Madre dei Sette Dolori, che regge la Basilica di San Ferdinando, Chiesa degli Artisti a Piazza Trieste e Trento. Quindi parte di questo programma è stato incentrato su questo. Sento il dovere di ringraziare ovviamente l'amministrazione per esserci stata vicina, e il parroco per essere particolarmente vicino anche alle esigenze logistiche del coro e dell'orchestra, e ovviamente il Club Napoli Montesi d'America, i nostri cari amici della comunità montesi che si trovano negli Stati Uniti, a cui va il mio più grosso affettuoso saluto, che sono sempre vicino. Noi sentiamo sempre vicino come comunità, perché siamo un'unica comunità, quella montese e quella americana, unite proprio probabilmente dal segno della tradizione del culto per la Beata Vergine. Esatto, quindi la musica che unisce Monte di Procida con i suoi fratelli connazionali che vivono oltreoceano. Grazie ancora allora per questo magnifico concerto, a breve ci risentiremo poi per il prosieguo delle attività dell'Associazione Filarmonica Flegrea, che potete seguire sulle pagine dei social. Grazie, buona serata. Buona serata.